Una bellissima giornata di sole ha colto la 34esima edizione della Vivicità. Il sindaco ha salutato con il classico sparo d'inizio i corridori, professionisti e non, che si sono accalcati sullo starter di partenza. È sempre il momento più bello che si possa pensare dello sport, perché lancia questo messaggio straordinario di tantissimi cittadini che si riappropriano da una parte del benessere fisico che lo sport regala e dall'altra parte delle città, perché il senso di Vivicità è proprio questo, è proprio quello di promuovere, continuare a promuovere la pedonalizzazione dei centri storici, l'allargamento dei centri pedonalizzati, eccetera. E poi ogni volta è anche un'occasione per delle operazioni di grande rilievo sociale, come quest'anno, nella quale appunto il tema della ricerca è stato messo al centro. È una cosa molto bella. Vedere tanti colori, tanta gente in una giornata così nella mia città è una cosa sempre emozionante. Ma Vivicità 2017 non è solamente un momento di sport, ma anche un momento di solidarietà. Infatti il Vivicità 2017 sostiene anche la ricerca contro il tumore al seno e quindi chi partecipa avrà la possibilità di sostenere la Fondazione Umberto Veronesi con il progetto Mortalità Zero. È stata una bella iniziativa organizzata dalla rete femminile, la Casa delle Donne e la Consulta Provinciale Femminile, che si sono messe insieme per tingere di rosa questa bellissima manifestazione. Sono presenti rappresentanti della squadra Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi, stiamo raccogliendo un finanziamento per il progetto Mortalità Zero della Fondazione Veronesi. Anche lei oggi qui a Vivicità per sostenere anche la ricerca. Assolutamente, è un'iniziativa, il connubio sport e solidarietà e aiutare tutte le iniziative positive, è un connubio che va avanti da tanti anni, quindi sono contento, poi la mia passione per il podismo è nota a tutti, quindi non potevo mancare. Hai concluso per primo questa Vivicità 2017, come ti senti? Sono stanco ma soddisfatto, poi è il primo caldo, si patisce sempre, però diciamo la mia città ci tenevo, l'avevo già vinta l'anno scorso e ripetersi non è mai facile.